Qui con coach Lapo Salvetti, dopo un'intensa e durissima vittoria arrivata contro Bottegone, dopo praticamente due quarti e mezzo, tre quarti, sempre a rincorrere e un inizio di ultimo quarto veramente tosto. Poi è arrivato un break che ha tagliato le gambe a Bottegone e è arrivata una vittoria ribaltando anche il fattore campo, per la differenza dell'andata. Ma che devo dire, è stata una vittoria per noi preziosissima, perché in questo momento del campionato diventa sempre più difficile e sempre più importante. E se avessimo perso oggi, la nostra rincorsa salvezza sarebbe stata veramente molto in salita. E devo dire che i ragazzi, come non sono stati bravi nel primo tempo a giocare contro la difesa Bottegone, che ci spingeva dentro, che ci ha fatto un po' mandare in confusione il nostro attacco, i ragazzi sono stati bravi perché da una parte sono stati pazienti in difesa, hanno continuato a star lì, e Bottegone poi si è spenta piano piano, e poi devo dire che appunto i nostri giocatori sono stati determinanti nel quarto tempo con le due triple di Terenzi, ci hanno dato una bella spinta, poi Magini ci ha messo anche del suo per contribuire anche a portarla a casa e a ribaltare, come dicevi te, la differenza canestri. Io non so se riusciamo a prendere Bottegone, noi siamo a 16, loro sono a 20, però non si sa mai, bisogna giocarci tutti i palloni. Ecco, le partite sono tante e viene ancora più fuori l'evidenza forse che oltre a Magini, Rugolo, adesso siete proprio una squadra a 10 effettivi al roster, che comunque anche Filippi è rimasto in campo tutto l'ultimo quarto, e quindi anche la classe 97 e comunque più giovani si prendono man mano più responsabilità e anche sono decisivi. Sì, Filippi è stato bravissimo perché nel quarto quarto ha segnato due canestri piazzati dall'angolo e è stato veramente molto bravo. È lunga, ancora è molto lunga, noi dobbiamo andare domenica a San Giorgese e se ripenso a come abbiamo perso a San Giorgese qui in casa ancora veramente mi fa tanta rabbia, quindi una alla volta, proviamo a San Giorgese, una stagione che per noi era nata male, però le stagioni possono anche girare, quindi noi in questo momento dobbiamo crederci, sarà molto lunga, una partita alla volta, ci proviamo.